Ecco qua. Sono arrivato di nuovo a quel momento del mese in cui realizzo che la mia casa... Guarda qua, un disastro. Cioè, la cosa più stabile che sono riuscito a costruire nella mia vita è questa pila di piatti sporchi. C'è talmente tanta polvere per terra che per andare in bagno pattino. Basta, è arrivato il momento di essere maturi. Quindi chiudo il telefono in una cassaforte blindata di massima sicurezza, di cui comunque ho le chiavi e quindi non serve a niente, e inizio a pulire proprio buttando quel cartone della pizza che avevo poggiato sul tavolino una settimana fa, dicendo: vabbè, lo butto domani. Che per le successive due settimane mi ha autorizzato a non sparecchiare la tavola, perché... ma tanto già sta il cartone della pizza, poi butto tutto quanto insieme, innescando una reazione a catena che mi ha condotto a vivere questo stato terribile di esistenza che non si può chiamare vita. La strategia è che prima sporco tutti i bicchieri e poi li lavo tutti quanti insieme. Sennò poi li dovevi lavare una alla volta, ma così non c'ha senso. Stiamo bevendo un caffè in una pentola, fru! Ma perché rinvio sempre tutto? Eppure la vita mi ha già insegnato che procrastinare non porta a niente di buono. Come quella volta che avevo un esame. Ma sì, questo lo studio domani. Colucci, domani e oggi. Mannaggia! La volta che avevo un leggerissimo dolore al ginocchio e mi sono detto: ma sì, ci penserò tra sei mesi. Signor Colucci, lei ha tre mesi di vita. Come tre mesi di vita? Purtroppo quel problema al ginocchio ha finito per intaccare le funzioni cerebrali. Ma il ginocchio è una cosa meccanica. Nessuno è mai morto di ginocchio. Ma perché per farmi fare le cose il mio cervello è costretto a elaborare delle complicatissime strategie di ricatto psicologico, come quella volta che... Se non butti l'immondizia il mondo brucerà tra le fiamme degli impari. Cervello, vado, vado! E mentre ritrovo quel calzino che avevo perso nell'agosto del 2019, mi domando come abbia fatto a crescere così se mia mamma è l'opposto di me. Non bere, che sporchi il tavolo. È acqua. Per non parlare della mia coppia di amici perfettini. Sì, fru, sono dei sottobicchieri, si mettono sotto i bicchieri così l'acqua non cade sul tavolo. Ma che problema ci avete tutti quanti con l'acqua? Ma siete pazzi? Ma com'è possibile che l'umanità sia arrivata a così avanti e non solo si preoccupa di risolvere un problema, ma addirittura di prevenirlo, mentre io sto ancora qua a dirmi: se non ti alzi il tuo cane scappa. Ma io non ce l'ho nemmeno un cane. Cioè, dove arriverete di questo passo voi esseri perfetti? Quale altra invenzione incredibile volete sfornare? Basta. Per farmi sentire una... Abbiamo comprato dei soprabicchieri. A che servono? A evitare di bere, così lo sporchi sotto i bicchieri. Ma se non bevi muori. Dopo aver realizzato che forse il genere umano non è il mio genere, così vi accoppiate, arriva il momento della redenzione. L'aspirapolvere. Quanto mi piace l'aspirapolvere, che si porta via tutto, tutti i miei errori, i miei rimpianti, gli esami che non ho dato, i sensi di colpa, e le mette in un contenitore e le trasforma in aria pulita. E mentre provo la cosa più vicina all'orgasmo che abbia provato da un anno a questa parte, mi chiedo: ma quelli che puliscono sempre tutto, ma come fanno? Che piacere ti può mai dare pulire un pavimento che già è pulito? Non provo emozioni da 8 anni. È come quando la tua amica salutista ti dice da una vita di fare attenzione a quello che mangi, però nessuno la caga. Poi entro ragazzi, io e urlo: non mangio merendine da 3 ore! Bravo! Bravissimo! Sei un bravo! Io sono 12 anni che ti dico che gli zuccheri raffinati non vanno mangiati. Ma che c'è Ma sì! Andiamo al bar e ci andiamo a mangiare un bel cornetto, te lo sei meritato. E viva gli zuccheri! Ma perché non fare schifo? Fa così schifo! E mentre mangio l'ultimo boccone della mia pizza, comprata per festeggiare la mia casa pulita, rifletto sul fatto che in fondo io forse mi piaccio così. Bello. Che invece di essere perfetti tutti i giorni, forse è meglio fare schifo sempre. Ti butto domani il cartone della pizza. Così quella rara volta che fai qualcosa di buono, hai la sensazione che la tua vita stia andando finalmente per il verso giusto. Se non butti quel cartone, tutti i gattini del mondo esploderanno. Che palle, cervello, ma perché non ti fai cazzo? Ho un problema, dottore, questo è il mio vero problema. La smetta di annuire. Sì. Cosa sì? Cosa, che cosa sì? Ma lei almeno è un vero dottore. No. No, come no? Sì. Sì o no? Ma io perché le do i miei soldi? È terribile. Cosa è terribile? Io ho il fatto che le do i soldi? Sì. Sì, che cosa? Ma io come l'ho trovata?